Ragazzi, oggi mi trovo qui. DP, rettifiche motori, di Gorgonzola, pensa, vicino a me. È venuto qua ieri il ragazzo, mi fa: ma Jerry, ma io ti ho visto, ma cosa vendi, cosa fai? No, curiosità delle persone. Faccio: guarda, Dani, Daniele si chiama. Lui ha questa bellissima macchina, Daniele, è proprietario di questa poi rettifica motori, è proprio lui, è un ragazzo, ragazzi, è un ragazzo. Ha questa fighissima macchina, Giulia, 180 cavalli, con un accorgimento di centralina. E cosa sta facendo Daniele? Mi sta già rubando il lavoro. Guarda che, guardalo dov'è, guardalo. Andiamo al pedal sprint. Ragazzi, io lo conosco da ieri, Mi fa: Jerry, cos'è sto pedal sprint? Dai che lo monto io. Vai, proviamo Dani. Questo pedal sprint. Vai, Dani. Allora, è molto semplice. Ragazzi, basta. Questa è la Giulia e l'avete proprio alle spalle. Agganciare il connettore che trovate dietro al pedale. Esatto. Ok. Qua abbiamo attacchiamo praticamente l'altro. Abbiamo due spinotti, uno spinotto maschio e uno spinotto femmina. Esatto. Andiamo ad agganciare allo spinotto del veicolo il nostro spinotto maschio. Sì. E lo andiamo a bloccare. Tac. E lo spinotto femmina invece lo andiamo a agganciare direttamente al pedale dell'acceleratore. E lo blocchiamo anche questo. Quello, ragazzi, poi vi trovate un posto poi dove metterlo. Non potete nascondere dove volete. Esatto, è abbastanza lungo il cavo, quindi lo potete metterlo. Io di solito lo appoggio qua sotto e esatto. Mi troverò una posizione. Si troverà una posizione dove metterlo. Appena finirò di lavorare. Dani, poi andiamo fuori a provarla. E lui mi fa: ma Jerry, ma la mia ha già 250 di cavalli, cioè, ma cosa devo fare col pedal sprint? Gli faccio: Dani, dammi retta a me. Proviamolo. Perché quel lag che ha ai bassi regimi andiamo a colmarlo completamente. Esatto. Lui non è troppo convinto, ma ovviamente come tutti voi clienti non sono convinti, e poi quando lo provano c'è l'effetto wow. Dani, proviamo. Facciamo vedere la tua officina poi dentro. Andiamo. Dai, ok. Ragazzi, buongiorno, siamo a bordo, eccolo qua. Lui tra un po' lo vedrete. Ciao. Con me spesso. Lui è Daniele, ha una rettifica di motori qui a Gorgonzola, giusto? Esatto. Tra un po' diventerà, se Dio vuole, nostro collaboratore Celeste Mappe Pedal Sprint. Quindi, cosa gli stiamo facendo vedere su questa Alfa Giulia 180 cavalli una volta? Una volta. C'è una leggera mappatura. Quindi, ragazzi, gli stiamo facendo provare il pedal sprint. Lui lo sa solo di nome, ma non sa come funziona, giustamente, no? Mai provato, ragazzi. Quindi noi gliel'abbiamo installato, questo è il mio telefono, con l'altro telefono facciamo il video e gli facciamo fare un pezzettino di strada per fargli vedere come va. Ovviamente, ragazzi, la Giulia c'ha il DNA, quindi può spostarsi col selettore. Tu vai dove vuoi, Daniele. Sì, andiamo giù di là. Ok. Oh. L'hai cambiata macchina? Allora, quando lo racconti alle persone a voce, dici: no, vabbè, ma la mia va già forte di suo. No, provalo per la sprint, provalo. Posso già in comfort? Già in comfort. Già in comfort. Va bene che la macchina è leggermente mappata. Esattamente. Ma già in comfort è cambiata. Porca miseria, tu poi pensa che quando lo metti in D, cosa tira fuori sta bestia di macchina? Esatto. La mettiamo anche in manuale. Sì, come preferisci. Guarda, stai così accelerato appena. Li saltiamo sopra. Tu per vederlo qui devi attaccare il cavo, giusto? Sì. Ok, vabbè. Quindi è il modello restyling che ce l'ha wireless. Sì, da 2019 in poi. Ok. Sì, sì, beh, c'è, volendo sì. Adesso io glielo spento, ragazzi, così è originale, eh? Abbiamo anche la scatola, ma ci abbiamo tutto dietro. E abbiamo preso il camion, Dani, e... Ok, perfetto, il camion non c'è più. Ok, Dani, rimettila, sì, in normal. Ok, magari frena, vabbè, tanto dietro abbiamo la macchina, è giusto per portarla a provare più a piano, eh. Ok, sì, riprendi a accelerare. Ok, gas puntato, e già qualcosa si sente.
Solo gas puntato, eh? Solo gas puntato. Siamo in sport, ragazzi. Quindi, ragazzi, lo dico anche a Daniele, tanto nei video, quando lo pubblico, lo sapete già tutti. Ragazzi, potete usare questo, tutte le impostazioni del pedal sprint in abbinata al programma della macchina, che sia Alfa, che sia Ford, che sia tutti gli altri tipi di macchine che hanno l'impostazione sport, eco, che anche la BMW ce l'ha alla fine, ce l'hanno un po' tutte. Quindi sai cosa possiamo fare, Dani? Facciamo il giro che faccio di solito. Su quella nuova. Sì, bravissimo, su quella nuova, esatto. Qui ragazzi siamo alle spalle di Gorgonzola, perché poi di solito faccio quel giro lì perché una è meno trafficata e poi non c'è neanche una buca. Tutta dritta, esatto. Oh, ragazzi, dai, facciamo così, adesso così glielo spengo. Scherzetto a Daniele. È acceso? E siamo ancora in sport. È per quello che te lo vuoi far provare in accelerazione. Ragazzi, questa è la macchina, nessuno spia accesa ovviamente come deve essere. Così lo spegniamo e torna originale. Poi ovviamente qua abbiamo il pedal block, l'antifurto, lo scatto da 0 a 100. Mi stanno chiamando Giovanni. Chiamata vocale addirittura. Mettiamo giù. Giovanni, ti chiamo dopo, ciao! Non so neanche chi sia Giovanni. Vabbè, fa niente. Così siamo originali, eh? Ok, così non siamo più originali. Così, ragazzi, siamo in race. Così siamo in race. Così è il massimo. Quindi, come vi dico sempre, anche... Esatto, the manual. Ragazzi, siamo sempre in N, eh? Non siamo ancora in D della macchina, in dynamic. Ragazzi, gas a metà. Ok, ma io direi che basta macchina, eh? Dai, tutto sommato dai, non è male. 50 cavalli, esatto. Quindi Dani, fai una cosa, fai una partenza da fermo da qua e torniamo indietro. Sì, così vedi come fermati. Ok, così esatto. Noi siamo in N. Qua le frecce non si usano. Ma va. Ok. E siamo in race. Torniamo pure indietro. Così è normale. Così in race. Io se così te lo spengo. Ecco, visto come. Okay. Tom! Cambia. Metti in dynamic, Dani. Mettiamo in dynamic. Ok. Si sente tanto. Si sente, eh? Possiamo garantire che. Esatto. Questo funziona. Ma adesso, a parte gli scherzi, il cambio marcia com'è? È meglio, il cambio marcia più fluido. Più fluido. Cioè, senti proprio la botta del cambio marcia. Cioè, ragazzi, sì. Già questa macchina monta un cambio della Madonna, bellissimo. Esatto. Poi, in abbinata al pedal sprint, in abbinata alla mappa motore, comunque sta macchina, poi c'è un assetto della Madonna, sterzo, non ne parliamo. Cioè, ritorniamo indietro, Dani, che te lo faccio provare. Come se fosse diretto, lo sterzo. Esattamente. Certo, cioè, dove la punti, lei va. Così gliel'abbiamo spento, vedi come fa anche in dynamic. E così siamo in race e dynamic, ragazzi. Dopo Dani, tu cosa fai? Spegni il cellulare, esci dall'app, lui rimarrà per dire sempre in race, accendi e spegni la macchina, rimarrà sempre settato nell'ultima impostazione che hai lasciato. Quindi quando il cliente ti dice, ma io tutte le volte devo aprire l'app, no. Tu l'hai lasciato in race e lui rimarrà in race. E poi tu ti vuoi spostare, ovviamente apri l'app e ti sposti. Dani, com'è? Approvo. Si può vendere. Oh, può diventare collaboratore pedal sprint. Grande, grande. Ragazzi, lui ci avrà una marea di clienti. Conoscerà mezzo mondo. Esatto. Cioè, rettifica motori. Un sacco di clienti. Esattamente. Sia privati che officine potremmo. Quindi, esatto. Guarda come va, oh, sentila come va. Dani, abbiamo anche il clima acceso, cioè questa macchina non lo sente neanche il clima, ma va assolutamente. Ragazzi, allora, vi faccio vedere un po' di foto della macchina fuori dopo, che è bellissima, bianca col tetto nero, bella. E vi faccio vedere anche dove lavora Daniele. Cosa fa Daniele? Dai, dai che lo pubblichiamo. Vediamo anche quello. Ragazzi, a dopo. Ciao.
Dani, mi puoi vedere dove lavori? Cosa fate anche? No, si nascondono le donne, no, 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 no. Ragazzi, lui non c'ha i ragazzi che lavorano in officina, lui ha le donne. Peccato, perché prima l'ho beccata una che stava lavorando su quel motore là, su quello lì, è scappata. Allora, Dani, dimmi tu sei nella rettifica motori. Facciamo un motore, partiamo da un motore. Caspita ragazzi. Arrivato da revisionare. Quindi questo qua è già pronto? E arriviamo al motore pronto per la consegna. Ragazzi, esatto. Revisionare, pronto. Esatto. E qua ce n'è uno, sono un po' in fase di revisione. Qua abbiamo un motore di un Porsche Macan, quella benzina. Perfetto, che problema aveva questo, Dani? Questo qua mi si era allungata la catena, faceva rumore, abbiamo fatto una revisione completa con bronzine, catena nuova, valvole nuove, tutte le guarnizioni, okay, nuove, distribuzione, e stiamo finendo di revisionarlo. Qua nella testa che abbiamo appena spianato, grande, sempre nel Porsche. Porsche, ragazzi, dice Porsche, motore della Madonna, no, motore veramente, un motore veramente piccolino in se stesso, e da montato che è gigantesco, con tutti i componenti ovviamente. Guarda, questo invece Ford Transit. Ford Transit 2001, ancora il vecchio 2004. Pensa te. Anche questo qua lo stiamo completando. Grande. Qua abbiamo un BMW, motore BMW 2000 benzina di un serie 4. Anche questo da completare, stiamo aspettando un pezzo da BMW. Sì. Dovrebbe arrivare, perfetto. Non sappiamo i problemi con gli originali. Mica solo BMW. Abbiamo il famoso e classico 1003 multijet, ragazzi, oh, che bello. Dovrebbe aver fuso, perfetto. Qua abbiamo pezzi, turbine. Questo è il sensore del Porsche. E questa ecco, è la nostra piccola turbina del Porsche. Ragazzi, che turbinella che c'è la Porsche? Cos'è che era? 2,50 di cavalli? 2,55. Qua sotto abbiamo uno Z30. Che poi scusa, non è lo stesso motore della Volkswagen? È lo stesso motore, TSI. Il Golf GT. Sì, il Golf, esatto, GT, esatto, infatti. Anche il 2000 che monta Audi A4. Così. Infatti mi ricordavo una roba del genere. Qua sotto abbiamo uno Z30 che non abbiamo ancora aperto perché abbiamo abbastanza motori aperti. Io ieri ho visto una cosa gigante che tu hai qua dietro, giusto? Un piccolo motore. Ci sta anche sotto una Panda. Zio caro, guarda che bestia! Io l'ho visto ieri, ragazzi, quando sono venuto qua a trovarlo. Allora, non è il motore di una nave. No, è il motore di un camion, di un MAN. Per ben la seconda volta ha pensato bene di rimanere senza olio e di fondere l'albero motore. Ma ragazzi, è impressionante. Cioè, due volte senza olio e due volte ha sbronzinato. Esatto. A 22.000 euro a botta. 22.000 euro riparo un motore del genere. Controllate i motori perché teneteli controllati. Ragazzi, sì, fate i tagliandi, fate le distribuzioni, esatto. E controllate l'olio e acqua, no, ovviamente. Poi lì sembra lì buttato, ma è lì. Sembra lì buttato, sembra sì. Sembra lì buttato, ma è lì perché non vogliamo che cada o succeda qualcosa. Abbiamo qua un bel V10 Lamborghini. Quella, bella gioia, un V10 Lamborghini. Che ha spaccato la catena della bancata di sinistra. A quanti chilometri? Dovrebbe averne un valore errato sui 70.000, perché è del 2010-2012. Quindi parliamo di una Gallardo? Sì, è una Gallardo. È lo stesso motore che monta l'Audi RS6. Ok, l'aspirata. Aspirata. Ragazzi, qua è tutta zona lavaggi, quindi forcita. Non siete mai entrati in una rettifica motori, il lavoro è questo. Cioè, esatto. Allora, dice c'è bordello. Non c'è bordello. È giusto così, perché ogni cosa sul suo bancale, ogni motore è messo da una parte, esatto, con i suoi ricambi, i suoi pezzi. Quello là, quando lo smonterà, farà praticamente mezza officina. Esatto, ho smontato quattro pezzi e mi ha già riempito un bancale. Guarda un bancale. Quindi, e non sembra che non ha smontato niente. No, esatto. Ragazzi, che bello, cioè, vi porto dietro anche in questo, cioè, tra Celeste e Mappe Peda Sprint, non avete mai visto un video del genere, ma adesso con Daniele ne vedremo delle belle, eh? Ne vedremo. Quindi ragazzi, allora, Daniele cosa farà? Se lo farà, ovviamente, comprerà il Cast 3, che vedete il video oggi, che l'ho appena pubblicato, del video della Dacia, sì.
e anche lui farà praticamente le mappe, farà tutto quello che riguarda il mondo della centralina dell'automotive. Esatto. In più io ho fatto vedere il pedasprint, che dopo andiamo fuori a provarlo. E vediamo come si trova. Quindi ragazzi, qualsiasi cosa, se siete della zona o anche al di fuori, mi ti possono anche spedire la roba, esatto, giusto Dani? Esatto, noi lavoriamo anche con i corrieri, spediamo. Quindi anche officine che vedete questo video, esatto. Io vi lascio il link in descrizione di Daniele con tutti i suoi dati, lo potete contattare e lui vi farà il preventivo e cercheremo di rifare un motore come Dio comanda. Esatto. Dani, anzi, una cosa. Dimmi. Sulle 500 Abarth abbiamo anche il pacchetto di lavorazione. Ah, questo mi piace di più. Mi piace di più. Abbiamo tipo il pacchetto di lavorazione. Andiamo magari di là che c'è meno rumore. Andremo a montare pistoni BL forgiate, valvole apposite per le alte prestazioni, alberi a cam con l'alzata maggiore. Abbiamo questo pacchetto qua. Turbina, monterà una turbina dedicata. Turbina, noi consigliamo delle turbine, poi dopo è il cliente che ci dirà noi di comprarla o se la vorrà gestire lui. Ok, quindi questo è solo su 500. Invece esatto. Se parliamo di Golf GT... Si può fare anche si può fare. Principalmente anche. Facciamo 500 Abarth. Ok. Però se ci capita, dovesse capitarci anche Volkswagen o qualsiasi altro tipo di motore, troveremo una quadra per fare un pacchetto anche su quello. Perfetto, grande. Ragazzi, cosa gli ho trovato qua? Ma cosa gli ho trovato, Daniele, number one? Ovviamente poi cosa farà? Vi farà il motore e dopo lui vi farà anche la mappa. Esatto. Dedicata, esatto. Quindi da qua uscite esatto. Fuori col motore nuovo e la mappa. Il motore e mappa dedicata. Ragazzi, meglio e di così. In più, rispetto ad altre rettifiche, abbiamo anche servizio che offriamo smontaggio e rimontaggio motore. Smontaggio e rimontaggio. Ragazzi, ho trovato quello giusto oggi, cioè l'ho trovato ieri, anzi mi ha trovato lui tramite un amico in comune. Grande, grande. Paolo, se vedi questo video, grazie anche a te, grande. Quindi Dani, andiamo a provare la macchina e ci salutiamo. Va bene. Ok, andiamo. Ciao.